Salve, sono Carlo Tomino, sono un professore di farmacologia all'Università San Raffaele di Roma e mi sono sempre occupato di sperimentazione clinica in tutte le sue declinazioni. Professore, lei ha parlato in questo momento al corso che organizza l'Accademia dei Pazienti per una formazione OPATI sulla ricerca e sviluppo dei farmaci. Ci ha raccontato tutta la nuova normativa europea sugli studi clinici. Quanto pensa che sia importante che i pazienti sappiano e partecipino alle normative in futuro, cioè quanto pensa che sia importante che i pazienti esperti sappiano di questa normativa? Beh, le nuove normative impatteranno sicuramente su tutti i contesti regolatori europei e il ruolo dei pazienti sarà sempre di più cruciale e fondamentale. Intanto perché fanno parte molte volte dei comitati etici, fanno parte dei board scientifici degli studi clinici e quindi devono essere informati sulle regole, sulle procedure e sui disegni, per esempio, degli studi. Sempre di più le autorità regolatorie chiedono il coinvolgimento dei pazienti e nelle fasi iniziali dello studio e nelle fasi successive, soprattutto, per esempio, per una novità che ha introdotto il regolamento europeo e che prevede un report finale scritto in un linguaggio semplice proprio per aumentare la comprensione di questa relazione finale da parte dei pazienti stessi. Per cui sempre di più avere dei pazienti informati sulle tematiche degli studi clinici, sulle regole che si seguono per gli studi clinici e su tutta quella che è l'organizzazione generale di uno studio è fondamentale e quindi il merito va a tutte quelle strutture che organizzano questi corsi di formazione per aumentare il livello di conoscenza dei pazienti stessi. Lei ci ha detto che in Italia c'è un certo numero di studi clinici, ma che vorremmo tutti che aumenti questo numero. Come pensa che i pazienti esperti italiani possano favorire questo aumento di ricerca clinica in Italia? Allora, la ricerca clinica molte volte viene proposta dalle aziende farmaceutiche perché inseguono legittimamente l'obiettivo di portare in commercio dei nuovi farmaci sempre migliori. E questo, viene poi coadiuvato anche dagli studi che le università, i nostri istituti di ricerca, gli ospedali, conducono, cosiddetti studi no profit o accademici. Allora, in tutte queste tipologie di studi, i pazienti possono sicuramente giocare un ruolo fondamentale nel richiedere la esecuzione degli studi nel nostro paese, perché fare studi in un paese significa avere risorse, non solo economiche, perché le aziende sono disponibili a rimborsare le nostre strutture sanitarie quando si impegnano a fare studi clinici, ma anche perché si iniziano ad utilizzare dei farmaci con molto anticipo rispetto alla reale disponibilità di quegli stessi farmaci quando entreranno in commercio. Per cui i pazienti giocano un ruolo di pressione sulle autorità competenti e sulle industrie per chiedere che questi studi vengano fatti anche nelle nostre strutture sanitarie, che nel panorama internazionale sono sicuramente con un livello qualitativo di eccellenza. Lei ha parlato anche di armonizzazione di procedure tra i vari stati europei, ma mi dica anche se è importante che questo avvenga all'interno di ogni nazione, faccio l'esempio dell'Italia, tra le varie regioni. È sicuramente importante. È importante anche perché il regolamento europeo è una norma sovranazionale alla quale nessuno si può sottrarre. Non c'è una sottocategorizzazione in regioni sul regolamento europeo. Il regolamento europeo si affronta compatti, tutte le regioni insieme. Noi sappiamo che nel nostro paese ci sono dei gradienti di sanità. Alcune regioni offrono meno sanità di altre regioni, ma nella ricerca clinica la possibilità di essere tutti
tutti giudicati e operativi in funzione di un regolamento dovrebbe poter annullare queste differenze. Speriamo che effettivamente il regolamento entri in vigore molto presto e che tutte le regioni ne capiscono l'importanza. Bene, mi sembra fondamentale la collaborazione tra operatori sanitari e pazienti e istituzione per arrivare a questo risultato. Assolutamente d'accordo. Grazie infinite. Grazie a lei.